una sala permanente del CAM di Casoria, Contemporary Art Museum, dedicata a Roberto Saviano. Si è tenuta ieri la cerimonia alla presenza dello scrittore, che ha inaugurato così la mostra a cura di Antonio Manfredi, che vede impegnati diversi artisti. Un'astronave aliena atterrata in un luogo dove non ci si aspetterebbe mai di trovare un museo. È da luoghi come questo che bisogna ripartire se si vuole parlar bene di questa terra, ha detto Saviano per descrivere uno dei pochi spazi dedicati all'arte nell'area nord di Napoli. Che sensazioni prova ogni volta che torni a Napoli? Belle. Sensazioni belle, e c'era un'espressione che mi piaceva sempre ricordare, cioè che è bello girare il mondo, ma mai bello come tornare a casa. E qui in questo luogo mi sono sentito accolto, e poi è bella l'idea che possa esserci una sala dedicata a te. Lo so che dovrebbe far grattare, come si suol dire, cioè portaci fortuna, le sale viene data ai morti, e invece no, devo dire che l'ho trovata un'idea bellissima, perché in una terra dove spesso si racconta solo la morte, la possibilità di dedicare una sala alla vita, in questo caso a un essere in vita, l'ho trovata una bella provocazione. Che l'ho trovata soprattutto il CAM un'utopia realizzata, cioè qui non ci sono finanziamenti pubblici, non c'è l'appoggio delle istituzioni, tutto lavoro volontario. Ed è un museo, attenzione, questo è interessante, non è che è un museo bello perché è presidio di legalità, è un museo bello perché ci sono opere fantastiche, tutta la sezione africana è troppo bella, per esempio. Sui baby boss di Camorra, descritti nel suo ultimo libro La paranza dei bambini, Saviano ha poi aggiunto: moltissimi, moltissimi, e c'è molta strada da fare. E proprio ai giovani camorristi era ispirata l'esibizione dell'artista giulianese Laura Niola. Una performance che innanzitutto mi sono ispirata al titolo del libro, quindi al libro di Saviano, La paranza dei bambini. E in effetti la performance si gioca tutto sulla luce e sulla rete, che è la luce, che questa sfera di luce che i ragazzi si fanno girare tra le mani, simbolo quindi della luce interiore, di quella luce che dovrebbe guidare i ragazzi nel futuro, nell'avvenire e soprattutto nelle loro scelte, fino a che a un certo punto in effetti questa rete l'intrappola e non li lascio più liberi, in effetti. Questa sorta di schiaffo rosso, in effetti, e da cui nasce poi il titolo, che è la consegna, quindi la consegna della loro scelta, della scelta finale che hanno fatto, lasciando cadere la sfera di luce, in effetti hanno fatto la loro scelta di seguire una strada diversa